Una buona giornata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di TRMH24. È di un morto e di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada che collega Spinazzola al nord barese. La vittima, un uomo di 50 anni di Cerignola alla guida di uno dei tre mezzi pesanti. Gli altri due camionisti hanno riportato ferite lievi. Sul posto, oltre gli operatori del 118, vigili del fuoco, anche carabinieri a cui sono state affidate le indagini. Non si esclude che a provocare lo scontro frontale tra i tre tir sia stato un malore che potrebbe aver colpito la vittima. E si è svolto invece a Bari l'interrogatorio nei confronti di Vito Lo Russo, l'ex primario dell'istituto oncologico arrestato l'estate scorsa con l'accusa di concussione, peculato e truffa. Ha chiesto di essere interrogato e ha risposto alle domande della PM Chiara Giordano. L'ex primario di oncologia medica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, Vito Lo Russo, arrestato lo scorso 12 luglio con le accuse di concussione, peculato, truffa e accesso abusivo al sistema informatico sanitario. Lo scorso 23 dicembre la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella dell'obbligo di firma. Per l'accusa Lo Russo avrebbe chiesto soldi ad alcuni pazienti per accedere a prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale, per abbreviare i tempi delle liste d'attesa o per facilitare dei ricoveri in ospedale. Era stato lo stesso ex primario, una volta ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini a fine dicembre, a chiedere di essere interrogato dal pubblico ministero. I suoi legali, Gaetano e Luca Castellaneta, non hanno rilasciato dichiarazioni su quanto detto dal loro assistito. Lo Russo, arrestato in flagranza dopo aver ricevuto 200 euro da un paziente, definito da lui stesso in sede di interrogatorio il regalo di un amico, trascorse tre giorni in carcere prima che nei suoi confronti venissero disposti i domiciliari. Gli episodi a lui contestati risalgono al 2019. A far partire le indagini poi nel 2022 fu la denuncia di una figlia di un ex paziente di Lo Russo, poi deceduta. L'Istituto Tumori, a seguito di un procedimento disciplinare, ne aveva disposto il licenziamento. Ancora con la cronaca andiamo a Lecce, dove sono state arrestate quattro persone accusate di rapina, estorsione e possesso di materiale pornografico. Ci sarebbe anche una quarta persona insieme ai tre fermati a maggio con l'accusa di rapina pluriaggravata ed estorsione in concorso. Ai nomi dei gemelli 29enni di Brindisi, Luca Colucci e Diego Colucci, e a quello di Gabriele Desiato, 28enne di Campi Salentina, si somma il fratello Vincenzo Desiato di 37 anni. Oltre alle accuse in concorso nei suoi confronti è stata mossa anche quella di detenzione di materiale pedopornografico. I carabinieri della stazione di Lecce Santa Rosa, supportati dai colleghi delle compagnie di Lecce, Campi Salentina e Brindisi, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce. Il provvedimento è scattato a seguito delle indagini condotte dai militari della stazione di Santa Rosa, all'indomani dell'esecuzione della precedente misura disposta lo scorso 27 maggio. Secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati avrebbero effettuato nella provincia di Lecce e Brindisi 5 rapine e 2 estorsioni ai danni di cittadini che a bordo delle proprie autovetture e in attesa di incontri occasionali organizzati venivano pedinati, seguiti e poi obbligati a fermarsi. Sotto minaccia le vittime venivano costrette a consegnare denaro contante e indotti a prelevarne altro presso il più vicino sportello bancomat. Le azioni poi venivano riprese dai complici che, vantandosi, commentavano le proprie performance tramite applicazioni di messaggistica. Attraverso un'attività info-investigativa condotta dai militari, suffragata dall'ascolto dei testimoni, è stato possibile ricostruire le varie dinamiche e quindi individuare i presunti responsabili. Al termine delle operazioni di polizia sono stati condotti nel carcere di Lecce. Torniamo a parlarvi dell'ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto a sostegno dei creditori dello stabilimento siderurgico di Taranto. Tutelare le aziende creditrici dell'indotto ex Ilva. Questo è l'obiettivo del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri e che prevede interventi proprio a favore dell'indotto, a partire dai creditori dello stabilimento siderurgico di Taranto. 5 gli articoli di cui si compone il decreto. Si va dalle misure per agevolare l'accesso al fondo di garanzia PMI alle disposizioni per contenere i tassi di interesse sui finanziamenti. L'articolo 3 stabilisce la prededucibilità assoluta dei crediti delle imprese dell'indotto, degli istituti finanziari che li hanno acquistati, riferiti a prestazioni
manifestazioni rese senza soluzione di continuità fino alla data in cui è stata disposta l'amministrazione straordinaria. Sono previste anche altre misure per la cassa integrazione. Lo rende noto il Mimit in una nota dove spiega che la disposizione prevede l'esonero del pagamento delle commissioni una tantum per l'accesso al fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite. Per la misura della garanzia diretta sarà previsto l'innalzamento all'80% di tutte le operazioni. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione, la copertura del fondo di garanzia PMI è incrementata fino al 90%. Per l'accesso alla garanzia del fondo, le imprese devono aver impegnato negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente. Soddisfazione in relazione al nuovo decreto è stata espressa dalle fila di Fratelli d'Italia, con il deputato tarantino Dario Iaia che dichiara: il governo presieduto da Giorgia Meloni, a differenza dei governi guidati dal Partito Democratico, dimostra reale attenzione alle questioni dell'economia tarantina. In questi mesi, aggiunge, i ministri competenti, Urso, Fitto, Calderone e Giorgetti, hanno svolto un lavoro encomiabile che ha condotto al risultato di oggi. Di parere opposto il coordinatore nazionale siderurgia per la FIOM CGL, Loris Scarpa. Il decreto approvato sull'ex Ilva dice non aiuta e non è quello che avevamo chiesto nel corso dell'audizione presso la Commissione Industria del Senato. Questo decreto, prosegue, non scongiura licenziamenti, non introduce l'ammortizzatore sociale unico in grado di garantire la continuità occupazionale e l'integrazione salariale per i lavoratori, ma soprattutto non prevede la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva e delle aziende dell'indotto. La Giunta lucana ha destinato 870.000 euro per la biblioteca Stigliani di Matera. Assessore Casino, la biblioteca Stigliani di Matera è salva? Ma sì, la biblioteca provinciale di Matera non è stata mai a rischio. Già dal 28 dicembre 2023 il mio dipartimento con determina aveva affidato 870.000 euro alla biblioteca provinciale di Matera. In questo periodo tante cose sono state dette. Io le posso dire che finalmente è arrivata una proposta progettuale per il mantenimento e la continuità di tutti i servizi che eroga la biblioteca, e qualche ora fa in giunta abbiamo approvato per l'appunto questa delibera che finanzia la provincia di Matera di 870.000 euro per dare continuità e vita alla biblioteca provinciale di Matera. Ci sono delle voci specifiche di spesa? Beh sì, abbiamo qui 30.000 euro per la valorizzazione, il patrimonio diciamo librario, poi 420.000 euro che dovrebbero coprire le utenze, l'acquisto di libri, quotidiani, periodici, abbonamenti. C'è il servizio di vigilanza, ci sono le spese per il funzionamento generale della biblioteca, c'è la cancelleria, le spese informatiche, la manutenzione e gli aggiornamenti delle apparecchiature, ci sono le spese per aperture straordinarie in occasione di attività programmate o da programmare, poi ci sono altre somme per assicurare il patrimonio mobiliare e immobiliare. Ci sono 150.000 euro per l'efficientamento e il ripristino ordinario e straordinario, 20.000 euro per la formazione del personale, un'altra voce molto importante, 100.000 euro per la comunicazione e la promozione e addirittura 150.000 euro per la realizzazione nella biblioteca provinciale di eventi culturali. Mi sembra che siamo sulla strada giusta. Adesso a Bari, ieri è stata presentata l'edizione 2024 del concorso fotografico Desiderio di città, la città, la mia casa. Immagini di vita familiare immortalate nella cornice degli scorci più belli di alcune città, in particolare Bari e Fasano. È il tema alla base del concorso fotografico Desiderio di città, la città, la mia casa, un'iniziativa patrocinata dal Comune di Bari e promossa dall'Associazione Internazionale dei Docenti SAID. L'edizione 2024 del concorso è stata presentata nella sala consiliare di Palazzo di Città. L'obiettivo è valorizzare momenti di vita familiare quotidiana del passato come del presente, scatti di volo, volti, silenzi, attività artigianali, ma anche cura del proprio spazio e della propria strada. Fino al 3 di aprile è possibile candidare le proprie immagini. C'è però una differenza rispetto agli altri anni e vorrei che proprio ci aiutaste a trasmetterlo. La partecipazione per noi è gratuita, ma insieme alle fotografie e ai documenti per l'iscrizione occorre allegare la foto di uno scontrino di almeno un caffè sospeso. Una delle mie prime impressioni
esperienza, da quando ero proprio bambina che con la famiglia siamo venuti qua in vacanza, quando non andava di moda venire in Puglia, mi sono rimaste fotografie, mi sono rimaste cartoline nella mente impresse. Alla presentazione ha partecipato anche il cantante Giuliano Ciliberti con una canzone dedicata a Bari. Questa canzone è questo piccolissimo inno alla città di Bari che racconta appunto anche della grandezza di questa città, attraverso proprio i suoi luoghi e le sue peculiarità. Gli scatti migliori dei partecipanti al concorso saranno raccolti in un calendario. Quello che è visto, se non è compreso, è come quando camminiamo per la strada a testa bassa o a occhi in giù. Invece basta guardarci attorno per vedere le tante cose belle che rendono meravigliosa la nostra città. Nuovo arcivescovo per la diocesi di Potenza Muro Lucano e Marsico Nuovo. Si tratta di padre Davide Carbonaro dell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio. A darne notizia è stata l'ANSA, la quale annuncia che ufficialmente la sua nomina dovrebbe essere alle 12 di venerdì 2 febbraio nella cattedrale del capoluogo lucano. Padre Carbonaro è nato a provincia di Siracusa, poi è stato ordinato sacerdote il 3 ottobre del 1992 a Roma. Ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana, ha svolto diversi incarichi a Roma, autore di numerose pubblicazioni, è noto per il suo impegno in attività di comunicazione dal momento che ha collaborato anche con diversi programmi radio televisivi. Carbonaro subentra Monsignor Salvatore Ligorio, dimessosi nello scorso mese di ottobre per raggiunti limiti d'età. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Grazie per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento di giornata.